Distratto. Mannaggia, non ti puoi distrarre qua. Eccoci qua alla Punta Nera. Che figata! Questo è un sentiero un po' dimenticato. Qui appena dietro c'è la fontana. Si sale un attimo nel bosco, c'è anche una traccia che sale. E poi comincia questo sentiero che arriva alla falesia di Saint-Thomas o Saint-Thomas, che è appena sopra al pianoro e al prato, al santuario di San Tommaso. Tommaso con una M sola, non è un caso. Vediamo, non sarà tenuto al massimo, però pian piano. Quello che ho appena fatto, impegnativo, soprattutto con le gomme lisce, il terreno molle e bagnato dalle piogge dei giorni scorsi. Qua c'è da stare un po' all'occhio. Ah, appunto, quasi mi ammazzo. Le gomme che ho su non sono proprio il massimo per fare queste cose, cioè diciamo che sono il minimo. Un Racing Ralph sgoduto davanti e un Hurricane liscio, nuovo però è liscio di suo, dietro. È che arrivo dalla pianura. Comunque sia, dosando la velocità si può fare.
Wow, che bello qui. Questo è il calcare di Zu. Il banco a coralli del calcare di Zu. Non è difficile imbattersi in colonie di coralli. Qui però colonie di coralli fossili, ovviamente, del Triassico. Qui di certo ce ne sono. Queste sono rocce imposto del banco a coralli. Non so come verrà questo video. Ecco appunto, questi erano i denti della mia corona. Il sentiero sale, mi sembra. Qui stiamo incrociando le rocce imposto. Nella parte superiore del banco a coralli ci si può imbattere anche in conchiglie fossili. Credo Concodon o Megalodon. E qua sono sicuro, qua davanti ce ne sono. Però o guardo il sentiero o guardo i sassi. Che comunque è mezza costa, un pochino esposto. Queste sono proprio rocce imposto. E questi. Questa è una colonia di coralli, ma ce n'è di migliori. Se non ci credete, tra poco le vediamo. E queste probabilmente questi sono gusci Concodon. Sono bivalvi, gusci di bivalvi in sezione. Ce n'è alcuni che sembrano proprio zoccoli. Li chiamavano, adesso ho un'amnesia, non mi ricordo come li chiamavano. Comunque qualcosa come gli zoccoli del diavolo. Non mi verrà in mente. Vabbè, adesso mi godo il sentiero. Sono venuto anche per andare in bici. Con molta attenzione perché scivola. E qui più che altro attenzione che non so dove sto andando. Ecco, infatti, a furia di guardare i sassi, ho guardato i sassi, non ho guardato il sentiero. Il sentiero passava qua sotto. Eccolo lì. Diciamo che ci vado a piedi. Ecco, questi sassi sono estremamente interessanti. Andare di qua, ma ragazzi, qui è come andare sul ghiaccio, guardate la ruota, tiene niente. Andare giù di là sarebbe un problema, quindi cerchiamo di non ammazzarci. E comunque il sentiero globalmente è bello, forse asciutto, un po' più pulito, un po' più frequentato più che altro. Questo è molto poco frequentato. Lo fa solo chi lo conosce bene. Wow! Tratto un po' impegnativo, direi. Sempre stare attento, che scivola un sacco. Bisogna lasciare andare un po' la ruota davanti. Dove sarà meglio andare. Sicuramente era meglio andare adesso. Ci passiamo in mezzo. Qua vediamo. E qua mi sa che
non rischio di ammazzarmi. Piede giù. Wow, è molto bello. Sembra roba fresca, quasi roba appena arrivata da qua sopra. Che bello sto sentiero. Vediamo un po' stare dietro. Fate spazio. Fate un panorama. Bisogna libero un po' dagli alberi, non posso dubbi. Che il bosco è sano. Quello è il Monte Rai. Fatto di dolomia, dolomia principale. Di qui si vede la stratificazione massiccia. Prima ero là sopra. Qua, sto alto. Scivola. Scivola tanto. È tutto mezza costa, grosso modo. Qui non voglio rischiare di cadere. Qua non mi trova nessuno, fino a domenica magari, o chissà. Wow, voglio rimollare tutto. Che posto magnifico. Ecco, mi ricordo dove sono adesso. Questo è il castagneto sopra San Tommaso, una zona di depositi glaciali. Questa è uno gneiss, una roccia che arriva dalla Valtellina. Qua sono appena sopra Malgrate, Val Madrera. Sono stati portati dai ghiacciai questi sassi. Questo è il castagneto sopra San Tommaso. Voglia di sparare un bel salto. Vabbè, mi contengo. Ah, che legnata alla camera. Andrà ancora. Che bello questo posto, ragazzi. Niente di castagni, tenute, queste erano proprio potate, coltivate. Magari lo fanno ancora. Wow! Adesso scendo attraverso il torrente che forma le cascate di Val Gatun, o Gaton, che sia. E poi vediamo. Mamma mia, qui c'è da spararci di quei bei saltoni. Però vabbè. Che spettacolo, che spettacolo! Buona di lì, vediamo se di qua riesco a scendere. Sì, è tranquillo. Prova un po' tutta mobile, tutta roba glaciale, portata dai ghiacciai, successivamente erosa, messa in posto, presa instabile. Che voglia di sparare una tirata.
là, per il sentiero che dico io. Eccolo là. Vuol dire almeno spaccarsi qualcosa. Di nuovo, è fatto lungo, un pezzettino in bici, ma proprio 50 metri, se le gomme tengono, per arrivare, guardate qua, questi, per chi non ci credeva, sono coralli, questo è un blocco interamente formato da coralli, immaginate una barriera corallina, che è arrivata fin qui, non il mare che se n'è andato, perché i coralli vivono in mare, ma la barriera corallina che è arrivata qui, e non ha i piedi la barriera corallina, sono i continui movimenti della crosta terrestre che hanno portato quella fascia di rocce che vedevamo prima, formatasi in mare, di calcari e soprattutto di coralli, in quota. I movimenti della crosta terrestre, lenti e inesorabili, l'hanno portati qua. Questo ha subito un altro processo, è quello del crollo. L'innalzamento porta i calcari verso l'alto e la forza di gravità li porta verso il basso, aiutata dall'erosione. Questa zona è piena, zeppa, di colonie di coralli fossili. Siamo nel periodo Triassico. Qui c'è la ripresa della vita, anche la ripresa dei coralli. All'inizio del Triassico i coralli non ci sono più, fossili, probabilmente ce n'erano, anzi quasi certamente ce n'erano a corpo molle, ma non con lo scheletro carbonatico, oppure non sono stati ancora trovati. Sta di fatto che colonie di coralli di quel periodo Triassico inferiore, all'inizio del Triassico, non se ne trovano. Qui invece è pieno zeppo. Il Triassico inferiore era passato. Qua c'è un acquedotto. Non sono rare le conchiglie fossili anche qui, e qui sopra c'è una falesia stupenda con dei tiri di arrampicata mediamente di 6C+. Adesso vediamo, andiamo al Krotfunzi. Penso che dovrò scendere a piedi perché me lo ricordo come un sentiero veramente impestato, scivoloso. Andiamo, devo fermarmi a abbassare la sella. Fa lo stesso, eh? È abbastanza facile qua, solo che è scivolosissimo. E non riesco a guidare al meglio.
è più facile di prima, si scenderebbe, però ogni tanto dico vediamo se ne vale la pena, tanto mi sa che poi è già finita la pacchia. Non so se è di qua, no? Oh, che bravi che hanno messo questi cartelli nuovi. Così un po' di gente può venire a vedere queste meraviglie. Che spettacolo! Mi è ripido, eh! Wow. Non dovevo dirlo. Me la sono fatta sotto dicendo, vediamo se riesco a ripartire qua. E ripartire qua con la gomma che non tiene niente è veramente un casino. Ciao, andiamo a piedi, non facciamo macelli. Wow ragazzi, questo è il Crotfunzi. Non ho la luce così potente da illuminarvi l'interno. Deve essere stata usata come stalla. Una grotta formata da questa roccia che è travertino, ovvero carbonato di calcio, sciolto e poi ridepositato. E questa è stata usata anche come mattoni per questo portale. Non so fin quando regge. Travertino, travertino che è tutto alveolato, si vede, travertino formato all'esterno. Si forma in prossimità delle sorgenti. E si deposita anche perché ci sono degli organismi vegetali. Wow, questo è tutto banco coralli, del calcare di zoo. Wow, queste invece sono formazioni di travertino laminare, credo, formate al chiuso, in grotta, facilmente, che poi è crollato tutto. Fine anche a piedi riesco a scendere, non tiene niente. Ma questo sentiero l'ho fatto, vi dite perché non è andato a divertirsi dall'altra parte? Perché l'avevo già fatto una volta col mio professore e passavo di qua e ho visto questo sasso che ho qua di fronte, e questo sasso, questa parete è formata interamente, e dico interamente, da coralli. Ora vado vicino e ve li mostro, cercando di non ammazzarmi. Facciamo la bici in modo da non perderla. Guardate qua, questi sono tutti coralli, ogni singolo cerchiolino che vedete è lo scheletro di un corallo, e questo blocco, e non mi sembra piccolo, è un pezzo, un frammento di barriera corallina che è finito qua, sopra Val Madrera. Di sotto c'è Val Madrera, quelle case sono Val Madrera, a sinistra Malgrate, di fronte il Monte Barro, e sono nel bosco sopra San Tommaso. San Tommaso è là, quello là, si vedono delle case, si vede il pianoro. Ormai è troppo tardi per salire e godermi la discesa, scendo di qua, e qua sotto dovrebbe esserci la cascata di Val Gatun. Non male il banco a coralli, guardate cosa ci regala. E adesso giù molto piano, spengo così
gli evito di vedere un volo. Bene, sono alla cascata di Valgatun. Molto bella, un deposito di travertino molto interessante. Travertino in formazione, soprattutto là sotto. Prima ho fatto un piccolo video, un piccolo post. Là sotto dove si vedono quei muschi. Qui le acque ricche di carbonato di calcio in soluzione lo depositano, aiutati dagli organismi vegetali. Posto magnifico, bella giornata. Ciao a tutti, arrivederci su scienzafacile.it.